L'approdo nel calcio professionistico col Foggia nell'era di Zemanlandia, Boemo subito decide un cambio di ruolo, passassi da centrocampista a difensore. Sì, diciamo che in parte è così, perché io nasco come interno di centrocampo, mezzala, poi per alcune caratteristiche che all'epoca non erano secondo tecnici adatti a quello che era la nostra idea di calcio, e fui trasferito nel reparto difensivo, anche se poi mi veniva riconosciuta una qualità nella lettura delle situazioni, e quindi il passo non era proprio quello che si aspettavano, e quindi deciso di fare questo cambio, che poi devo dire non mi dispiacco neanche. Tra l'altro approdo al calcio professionistico già con Caramanno nell'anno della vittoria del campionato dalla C alla B, con pochissime presenze, però il mio vero esordio nel professionismo avvenne con Peppino Caramanno. Signori Rambaudi, Patalino, ma anche Francesco Mancini, che ricordi hai? Beh, intanto ricordo tutti in maniera straordinaria, perché possiamo dire con franchezza che era un pochettino una mosca bianca il Foggia dell'epoca, una squadra riconosciuta da tutti come molto dinamica, con idee di gioco anche innovative, e quindi tutti ricordano quella squadra per il trio d'attacco, ovviamente, perché era una squadra che faceva tanti gol. Però io ricordo con molto piacere, anche se è un dispiacere non averlo più tra noi, Franco Mancini, che all'epoca era uno dei portieri che meglio interpretava quel ruolo, al di là della sua bontà, delle sue ottime caratteristiche, nelle sue ottime qualità anche come persona. Tra l'altro condividevamo molto insieme anche fuori dal campo, e quindi la sua scomparsa è stato un vuoto che tutt'oggi, devo dire, quando mi fermo a pensare, faccio fatica ad accettare, ma è assolutamente un ricordo di un ragazzo eccezionale, non solo in campo ma soprattutto anche fuori. Mister Gradoni, corsa, mai fermi, 4-3-3, ecco il calcio di Zeman, sicuramente è un calcio particolare, un calcio votato all'attacco, un calcio che da chi è in campo, come visto, e soprattutto ti condiziona un po' l'allenatore. Io credo che quel calcio lì, in quel contesto storico, era un qualcosa di completamente nuovo rispetto ad una mentalità che ci portavamo e che in alcuni frangenti ancora riscopriamo, con dei valori diversa da quell'idea di calcio. Quindi c'erano novità, c'era corsa, c'era anche una certa spregiudicatezza, che però ci ha premiati, perché ci siamo ritagliati uno spazio nel calcio che contava, italiano e non solo, un palcoscenico e degli apprezzamenti che poi anche in futuro e comunque tutt'oggi la gente ricorda. Oggi il 4-3-3, anche per l'innovazione dei tecnici e degli adattamenti e delle contromisure di fronte a comportamenti di tale tipo, sono state studiate e adottate, e quindi non è più una novità. Oggi si va alla ricerca spesso del palleggio, cosa completamente lontana da quelle che erano palle verticali e tagli continui, e quindi da questo punto di vista possiamo dire che forse è stato fatto un passo indietro, ma il calcio attuale richiede quello. L'abilità sarebbe fare entrambe le cose all'interno di una partita che richiede sia una modalità piuttosto che l'altra. E mi condiziona, direi di no, perché ovviamente devo stare al passo con i tempi, ma sicuramente mi ha insegnato molto. So cosa significa il 4-3-3 per i difensori, visto che io ci sono passato, e spesso è il reparto che soffre molto di più rispetto alla mediana e all'attacco. E quindi per i calciatori che dovevano, soprattutto per i difensori che dovevano metterlo in pratica, non era sempre dolore di stomaco. Quindi non mi condiziona, lo testimoniano anche i fatti, perché le mie squadre
anche con questo sistema di gioco, diciamo, mettono in risalto alcuni numeri, che sono quelli di una difesa piuttosto ermetica, e quindi va un po' contro tendenza rispetto a quello che ho fatto in quel periodo con Zeman. Ecco, infatti la tua difesa, ad esempio, quest'anno con la Juve Stabia è la migliore in Campania, superiore anche al Napoli in questo momento. Però tu un dispiacere al Napoli, i tifosi del Napoli l'hai dato, perché nella stagione 91-92, 31esima giornata, Foggia-Napoli 1-0, gol di Pasquale Padaglione. Sì, più che un dispiacere a Napoli, ho dato una soddisfazione ai tifosi del Foggia, perché è stato il mio unico gol con la maglia rossonera in un campionato di Serie A, e dove di fronte c'era un portiere forte come Giovanni Galli, c'erano altri giocatori tipo De Napoli, c'era ora se non vado a Carreca, e altri importantissimi. Quindi dal mio punto di vista è un ricordo che mi porterò per sempre. Tra l'altro, adesso non ricordo che sviluppo prese poi, diciamo, la classifica, però per un foggiano fare gol nella propria città, l'unico tra l'altro, quindi sarà difficile anche da dimenticare, me lo porterò caramente nel cuore, e anche l'avversario, in quel caso fu il Napoli, ma poco importava se fosse Napoli piuttosto che un'altra squadra, però è un ricordo bellissimo che mi porterò sempre con me. Tecnicamente ineccepibile, fisicamente prestante, forte, fortissimo di testa, sei stato anche ironico, e sei ironico ancora, dissacrante, pacioso, è questa la tua forza. Devo riconoscere che sono uno che si adatta molto e cerca di capire parecchio di chi ho di fronte. Sono molto disponibile, nel senso che posso sembrare anche inizialmente all'impatto una persona che sta molto sulle sue, in realtà non è così. Mi piace avere contezza del mio interlocutore, però sono sempre molto aperto anche a farmi conoscere in fretta, perché credo che sia la maniera migliore per instaurare dei rapporti veritieri, e quindi avere, annullare o ridurre quelle barriere che possono inizialmente allungare il processo di conoscenza tra due individui è un qualcosa che provo a fare spesso. Ovviamente sto anche molto attento che dall'altra parte si possa verificare la stessa cosa, e che soprattutto non ci siano, diciamo, colpi bassi, perché è un qualcosa che da parte mia non parte mai in maniera preventiva, ma forse neanche dopo, perché preferisco dimenticare, allontanare piuttosto che essere finto. Quindi da questo punto di vista ritengo che questa sia una grossa forza, e poi con il tempo si matura. Magari da giovane avevo un carattere un po' più chiuso e facevo fatica anche nel dialogare e nel creare le giuste premesse per iniziare i rapporti. Però riconosco che con il passare del tempo ancora molto ho da fare, ma credo di essere un pacione, sì. Mister, a Foggia hai scritto ovviamente pagine importanti, tra l'altro sei foggiano, quindi è ovvio che possa accadere. Alla Fiorentina però hai scritto altrettante pagine importanti, dal 95 al 2000, soprattutto quella della squadra, a mio avviso, fortissima, fatta di grandi campioni, c'è Ricu, c'è la Rui Costa, c'è la Battistuta. Ecco, mister, un aneddoto che riguarda magari voi tre. Ma noi ci legava molto l'amicizia tra Battistuta, Rui Costa, lo stesso Bigica, che era di Bari, che è di Bari, con il quale ancora ci sentiamo, e credo che abbia anche, sia stato anche un calciatore del Napoli nei tempi passati. Quindi avevamo un rapporto molto stretto, molto intimo, molto fraterno da questo punto di vista, perché sai benissimo che all'interno di un gruppo ci sono delle conoscenze che vengono approfondite e mantenute anche a distanza di anni, quando la carriera magari si divide o ci divide, e quindi questi sono rapporti che ovviamente ci porteremo sempre avanti, nonostante non abbiamo telefonicamente un contatto assiduo. Però devo dire che un aneddoto che mi viene in mente, ma più che un aneddoto che è successo, è un qualcosa che rimproveravamo spesso a Battistuta, di dimenticare spesso il portafoglio a casa per un motivo o per un altro, per un cambio di pantaloni o per una tuta. Diventava sempre un mistero di come mai lui non pagasse mai un caffè. Però ovviamente era un ragazzo generoso, ci scherzavamo molto su questo aspetto, che non è una bugia, è una realtà che però, diciamo, noi abbiamo un po'
in qualche volta strumentalizzato, ma come ragazzo eccezionale, rapporti seri, era generoso, era uno che ti incitava, un vero leader. Oltre ad essere un giocatore forte per se stesso, era un punto di riferimento per tutti noi, insieme a Rui Costa, che era un altro fuori classe. A proposito di Bati, come era mancato in allenamento? E poi, ecco, lì anche Edmundo, ad un certo punto, è arrivato alla Fiorentina. Batistuta si fece male, problema importante, problema serio. Il brasiliano decise, come un po' capita con tutti i brasiliani, di andare lo stesso al Carnevale. Come avete preso, ecco, quella decisione? La Batistuta da marcare ovviamente non era semplicissimo, ma non tanto perché lo perdevi, perché era uno bravo e forte e devastante se aveva la possibilità di correrti alle spalle nello spazio, di ricevere al momento giusto la palla, e quindi perché non era molto dinamico. E quindi era forte perché lui in poco tempo riusciva a coordinarsi, calciava in una maniera strepitosa di destro, annusava e vedeva la porta anche quando non la guardava. Quindi sono quelle caratteristiche che fanno la differenza tra un giocatore normale e un fuoriclasse. E quindi era difficile da marcare, però per fortuna ci ho giocato insieme 5 anni e da avversario vero e proprio non l'ho mai avuto, e ci ha e mi ha regalato molte soddisfazioni sia in campo ma anche come compagno di viaggio. Devo dire che è stato sempre un valore aggiunto per tutto il gruppo. Edmundo è stato un calciatore secondo me tra i più forti in assoluto, con i quali io ho avuto la fortuna di giocare, di allenarmi insieme a Ronaldo, ovviamente lo stesso Recoba, lo stesso Vieri, Batistuta, Rui Costa, sono delle eccellenze con il quale ho avuto la fortuna di giocare nella stessa squadra, però aveva una mentalità calcistica molto lontana dalla nostra. Veniva dal Brasile, aveva un'idea degli allenamenti molto soggettiva e molto vicina a quella del suo paese. La domenica, se c'era la partita serale, ovviamente noi avevamo l'abitudine, come la maggior parte delle squadre o tutte le squadre, di fare un risveglio muscolare, cosa che lui non sempre condivideva. Ma in quel momento poteva sembrare un atteggiamento piuttosto distaccato e non da professionista, ma in realtà appartiene solamente a una mentalità che noi ancora non conoscevamo. Quindi al momento, in quegli anni, non veniva accettato molto volentieri, però era uno che faceva assolutamente la differenza, con grosse qualità tecniche ma anche umane, perché come ragazzo era eccezionale, io lo ricordo con piacere, era divertente, era spassoso di gruppo. Però ogni tanto aveva le sue convinzioni che lo portavano facilmente ad allontanarsi da quelle che potevano essere le idee comuni. Ma in realtà Eddie, io lo ricordo con grande piacere come persona, poi come calciatore mi ha lasciato veramente il segno, secondo il mio parere. Tecnicamente, con la palla in movimento, era tra i più forti del mondo. Mister, restando, ecco, in orbita fiorentina, citando anche Dante Alighieri, nel mezzo del cammino, in questo cammino appunto viola, arriva Malesani. Stagione 97-98, prima partita, 3-2, vinse la Fiorentina. Ecco, Malesani per festeggiare corse sotto la curva, da lì fu definito l'allenatore ultra. Sì, è vero, perché Malesani rispecchiava molto il personaggio normale che tu ti puoi ritrovare in gradinata o in curva o in tribuna all'interno di un contesto calcistico, che può essere uno spogliatoio di squadra o la gestione di una squadra. E quindi lui riusciva a mescolare, a non farti sentire questa differenza che c'era tra il ruolo che lui doveva avere, interpretare, e il calciatore stesso. E anche di rispetto al pubblico riusciva a ritagliarsi quello spazio che lo accoglieva all'interno di una normalità che non sempre è condivisa da chi fa questo tipo di lavoro. E quindi lui partiva alla pari, e questo secondo me era la sua forza, all'interno di una visione del mondo calcistico più vicina a una gestione aziendale. E quindi il fatto che lui avesse avuto la fortuna e il piacere di gestire persone
nel mondo lavorativo insieme ai cinesi o altre sue esperienze, per certi versi lo ha un po' allontanato, perché aveva una richiesta sempre molto alta rispetto al mondo reale che era il calcio, dove a volte devi anche essere un bravo gestore, devi allentare un po' la presa, e invece in certe dinamiche lui poco si ritrovava e quindi faceva fatica a relazionarsi con chi forse era troppo leggero rispetto alle sue vedute, e nascevano queste incomprensioni che forse anche nel tempo, nonostante la sua splendida carriera da tecnico, che tra l'altro era anche bravo, condivideva molto di quello che lui faceva, ma erano i numeri a parlare, e quindi poi l'hanno portato pian piano ad allontanarsi, perché era molto esigente con se stesso ma anche con gli altri. Ecco, mi sarei citato in precedenza alcuni calciatori dell'Inter, hai parlato di Ronaldo, hai detto di Vieri, c'è anche ovviamente Avezzanetti, però a livello personale all'Inter non è andata tanto bene. Che cosa è accaduto? In realtà non ce la possiamo prendere con nessuno, non posso neanche fare, essere molto severo con me stesso, perché è dipeso solamente da un infortunio grave che mi ha tenuto più di 6 mesi fuori, che avvenne nella partita di Coppa Italia ad Udine, in uno scontro con un avversario, ricordo anche chi è, però non lo cito perché mi fa un po' innervosire, vabbè, per Roberto Muzzi, che vistosi anticipato mi spostò, e io nell'appoggiare il piede, ovviamente senza cattiveria, nell'appoggiare il piede non trovai più la coordinazione e l'equilibrio, e feci una sublussazione della rotula del ginocchio. Questo mi portò fuori 6 mesi, nell'anno dello scudetto che l'Inter si vide così strappare da sotto gli occhi, da sotto il naso, e questo non è andato. Però all'interno di quella mia esperienza con Moratti e tutta la famiglia Inter, c'era anche Oriani, c'era Facchetti, Bonanima, ho avuto un'esperienza, anche se un po' più defilato, con giocatori di un certo calibro come Cordoba, lo stesso Di Biagio, ma ce n'erano tanti, Materazzi, comunque accrescitiva, anche se forse un po' tardi, perché io all'Inter sarei potuto approdare nell'epoca di Pellegrini, però non ci fu l'accordo tra i presidenti, del quale ricordo un aneddoto, di questo lo ricordo volentieri. Incontrai Pellegrini in un ristorante di Milano, e dopo esserci salutati mi disse: mi sarebbe piaciuto molto averla tra le fila della mia squadra, peccato che il suo presidente all'epoca, Pasquale Casillo, anche lui buonanima, fece una richiesta eccessiva per un ragazzo di 17 anni, e quindi non si concretizzò, ma ci arrivai comunque in ritardo con un'altra gestione che comunque mi ha regalato delle soddisfazioni non indifferenti. Foggia, maglia strisce, Inter, maglia strisce. Fiorentina no, ma comunque però c'è una squadra che ti seguiva, ti voleva, ha provato in tutti i modi a prenderti, ed è la Juventus. Mi sa perché alla Juventus no, perché rifiutasti di andare alla Juventus? In realtà, diciamo, all'epoca, quando eravamo ragazzi, noi ero tra i calciatori seguiti e sotto osservazione. Ricordo che tra tante squadre mi venne detto che anche la Juventus mise un'attenzione particolare, che però per un motivo molto semplice, ovviamente andare alla Juve significava anche aspettare dei tempi tecnici che forse avrebbero un po' ritardato, o forse no, questo non si può sapere, il mio ingresso in campo, cioè non mi sarei ritagliato subito quello spazio che invece pensavano e pensavamo mi potesse già appartenere. E quindi prendemmo delle strade alternative, ma in realtà solo questo è un motivo di grande soddisfazione. Però purtroppo, o per fortuna, nella vita a volte devi prendere delle decisioni, e al momento fu presa una decisione non solo dal sottoscritto, anzi soprattutto dagli altri che avevano questo tipo di gestione, conoscendo anche la mia personalità, di intraprendere un percorso apparentemente più veloce e quindi di ritagliarmi uno spazio in una società diversa. Questo è il capitolo 21, sei stato suo vice per 3 anni, poi parentesi sfortunata ovviamente quella di Gianpiero Ventura con la nazionale,
E c'è una partita che ovviamente è rimasta nella mente di tutti del tecnico Ventura, ed è quella che poi ha visto l'Italia non potersi qualificare ai mondiali. Non giocò Lorenzo Insigne, ma tu da allenatore l'avresti messo Lorenzo Insigne in campo? Oggi diventa facile giudicare una scelta che ha portato purtroppo a un giudizio disastroso non solo dell'allenatore Ventura, ma anche della persona, perché poi ci furono delle conseguenze, ricordo. Però io, se non vado errato, Insigne in quel momento era forse il giocatore simbolo della nazionale italiana, e non solo, proprio della nazione, credo. Ma non è semplice, perché l'allenatore evidentemente aveva intravisto, si era fatto un'idea di quello che poteva essere lo sviluppo della gara, e quindi non credo che sia andato contro i propri interessi. È stata una scelta sbagliata, col senno del poi, evidente, che hanno pregiudicato forse anche gli anni buoni che lui ha fatto tra C, B e Serie A, e hanno compromesso un pochettino la sua persona, soprattutto anche per quello che poi è accaduto negli anni a venire. Però è un'esperienza che solo lui forse può spiegare in prima persona, che forse anche lui non ripeterebbe la stessa scelta, perché Insigne era un giocatore che in quel momento poteva cambiare sicuramente le sorti. Però stiamo parlando sempre del senno del poi, dove è molto più semplice giudicare una scelta quando le cose non vanno, piuttosto che prendersi una responsabilità prima. Tra l'altro, il giudizio del nostro mestiere, il risultato complica molto il giudizio anche sulle prestazioni, tant'è che nonostante ci siano queste divisioni, se vogliamo, queste estrazioni mentali, giocare bene piuttosto che essere efficace, giocare male, in realtà non è così, è un'equazione che non vale per quanto mi riguarda. Io provo a giocare bene perché credo che attraverso una certa organizzazione, un certo sviluppo si possa arrivare al risultato, ma non comprometto il risultato per dare la priorità al giocare bene. È solamente un credo, come credo che gli altri provino a trovare il risultato attraverso altre soluzioni. Sono dei punti di vista, ma uno non esclude l'altro. Certo. Mister, Napoli-Fiorentina, sfida delicata tra la squadra di Gattuso, con difficoltà sotto porta nonostante le tante occasioni create, e quella di Blattelli, che sembra oggi una nobile decaduta. Mister, che gara ti aspetti? Beh, io credo che il Napoli darà sicuramente delle risposte, delle reazioni, perché ci sono state delle polemiche, giuste o ingiuste. Non vivo l'ambiente Napoli, ma così, ascoltando radio, trasmissioni, visto che vivo in campagna, quindi spesso mi trovo coinvolto, e avendo anche un giocatore come Di Lorenzo all'interno del Napoli, indirettamente sono partecipe. Credo che darà delle risposte, perché ha una squadra forte, forse in un momento di forma non proprio esaltante da un punto di vista fisico, però individualmente, ma anche spesso collettivamente, il Napoli ha dato dimostrazione di sapere quello che stava facendo. Poi, se fai 30 tiri verso la porta e non fai gol, obiettivamente farei anche a meno di fare delle polemiche. Perché? Perché la squadra costruisce, poi non finalizza, a discapito di uno Spezia che ha avuto, diciamo, poche occasioni rispetto alla percentuale di concretezza che è riuscito a portare a casa, che hanno regalato i 3 punti. Quindi a volte, come dicevo prima, il giudizio, il risultato complica nettamente, e poi innesca anche dei meccanismi successivi, che addirittura Gattuso adesso non è più l'allenatore riferimento di una squadra che comunque ha vinto in un anno, se non vado errato, una Coppa Italia. Si fanno i paragoni con Sarri, che nei 3 non ha vinto nulla. Credo che anche questo sia sbagliato. Ogni allenatore vive un'epoca, un momento, e bisogna analizzarlo per quello che è, senza fare confronti. Tra l'altro Gattuso ha dimostrato di intraprendere un percorso in un momento storico di grande difficoltà del Napoli, ereditando
quella di Ancelotti, che comunque come profilo è un profilo diciamo da non confrontare con Gattuso, perché ha una storia completamente diversa, quindi anche lui ha avuto questa personalità. Poi si può discutere qualsiasi cosa, ma ci sono dei dati che non possono essere, diciamo, trascurati, che comunque ha risollevato una squadra, l'ha portata alla vittoria di un trofeo e sta proseguendo in un certo percorso. Ci sono dei momenti di flessione, magari tra qualche settimana, se raggiungerà di nuovo quella continuità di prestazione e di risultati, saranno già pronti a cambiare rotta e di ridurre quelle polemiche che possono essere, ripeto, più o meno giuste, ma che secondo me sono state troppo, diciamo, severe per certi versi, contro una Fiorentina di Prandelli che ovviamente anche lui ha ereditato una situazione non facile del precedente tecnico di Iachini, Beppe, che però allo stato attuale non ha portato dei grossi risultati, e quindi si confrontano due realtà che dovranno dimostrare sicuramente di non essere quelle che vivono questo momento di tristezza, se vogliamo, ma in grado di potersi ritagliare uno spazio, perché noi ricordiamo che il Napoli comunque mantiene sempre le zone alte ed è a pochi punti dal quarto, dal terzo posto, mentre la Fiorentina ha un lavoro secondo me un po' più in salita e dovrà più presto ingranare quella marcia di continuità che gli occorre per ritrovare le posizioni in classifica che più merita. Lo hai citato, l'ultimissima, approfitto della tua cortesia e gentilezza, è Giovanni Di Lorenzo, ecco, un ragazzo che è arrivato dall'Empoli, si è imposto lo scorso anno nel Napoli, ha trovato forse in questa stagione un po' di difficoltà. Ti aspettavi un'esplosione del genere e magari anche le polemiche che invece ci sono sul suo conto in questo periodo, in questa appunto stagione, per un rendimento che non è appunto come quello che ha mostrato lo scorso anno? Io credo che Giovanni Di Lorenzo sia uno dei profili, soprattutto in quel ruolo, tra i primi tre in Italia. E non può essere che a distanza di qualche mese possa così dimenticare di come si giochi a calcio. Ovviamente anche lui subisce all'interno, attraverso anche le proprie prestazioni e la propria condizione psicofisica, quei cambiamenti e quelle involuzioni che possono portare magari a rivedere un giudizio, ma non a stravolgerlo completamente, perché stiamo parlando di un nazionale. E quindi bisogna prendere in considerazione un po' tutto. È chiaro che dove c'è un'ascesa decisa e repentina, ti devi aspettare comunque anche un leggero cambiamento nel momento in cui le cose non vanno, perché se è stato così bravo ad arrivare subito ai vertici, a toccare la nazionale, ad essere, credo, un riferimento, non può all'improvviso diventare un brocco, e quindi ci può essere allo stesso tempo anche un cambio di tendenza e quindi una leggera flessione che ci sta. Ovviamente il top sarebbe riuscire a mantenere un livello sempre alto a tal punto da riconoscerlo ormai da parte di tutta la nazione, ma di tutto il mondo calcistico, un top player. Probabilmente deve fare ancora dei passi in avanti, ma è talmente intelligente, non solo da un punto di vista calcistico, proprio umano, bravo, umile, che Giovanni non farà fatica a riconquistarsi di nuovo quella fiducia che alcuni hanno un po', diciamo, ridotto nei suoi confronti. Quindi io in questo sono assolutamente sicuro, sarei pronto a firmarlo, perché l'ho allenato, ma soprattutto ho avuto il piacere di conoscere un ragazzo che è arrivato dove è arrivato solamente perché se l'è guadagnato e perché ha una capacità e un'intelligenza che va oltre, senza offesa per nessuno, qualsiasi media noi possiamo conoscere. Grazie, grazie a voi, arrivederci.